concorso per i docenti, il sit-in di oggi qui all'ufficio scolastico provinciale, le motivazioni di questa protesta? Di motivi ce ne sono parecchi. Innanzitutto vorrei sottolineare il modus operandi del ministro, che sino ad ora è andato rilasciando tante belle dichiarazioni alla stampa, ma non ha ritenuto di dover dare delle informazioni ufficiali alle organizzazioni di categoria. Per cui allo stato attuale possiamo solo discutere di si dice, ma atti formali da cui poi si evince la effettiva volontà dell'amministrazione, del ministro, non ce ne sono. Sicuramente dalle prime dichiarazioni era parso che fosse un concorso aperto solo ad abilitati, e già la cosa ci sembrava, devo dire, molto, molto singolare, perché poi per un conto il ministro diceva che avrebbe voluto selezionare i più giovani e meritevoli. Beh, e anche questo, insomma, cercare purtroppo giovani tra gli abilitati è sicuramente cosa molto difficile, mentre per i meritevoli avrebbe sicuramente non avuto difficoltà a trovarne. Per cui la troviamo, ecco, tutta questa operazione molto molto senza una logica di fondo, anche perché le graduatorie ce ne sono e ancora sono in essere, per cui il concorso potrebbe essere solo effettuato relativamente a quelle classi dove c'è disponibilità di posto. Poi anche il numero è estremamente esiguo, perché stiamo parlando di 11.000, e se pensate che le operazioni di oggi coinvolgono a livello nazionale 20.000 immissioni in ruolo, ci rendiamo conto che è ben poca cosa. Insomma, parlare di maxi concorso è sicuramente un'operazione solo di propaganda, quindi, e non da governo tecnico. Sul versante scuola quindi sarà un autunno caldo? Ma sulla scuola purtroppo sicuramente l'autunno sarà caldo, per un motivo semplice, che nella scuola dal 2006 ad oggi sono stati tagliati 200.000 posti. Pensate, in tutto il pubblico impiego dal 2006 ad oggi i posti tagliati sono 500.000, e questi sono dati ufficiali che abbiamo desunto dalle elezioni all'RSU che si sono tenute. Ci sono stati nel comparto del pubblico impiego 500.000 votanti in meno, di cui, pensate bene, ben 200.000 nella scuola. Concorso docente annunciato dal ministro Profumo, cosa non vi sta bene qui oggi in piazza Benevento? Io sono espressione della Gilda di Benevento, quindi di una realtà particolare, come particolari sono anche altre realtà. Dimenticata, Benevento è una provincia dimenticata dalla regione, dimenticata da Napoli, però è qui che è il laboratorio, è da qui che partono le proteste, ed è qui che parte la presa di coscienza di una realtà che non ci sta bene. La scuola pubblica statale purtroppo dimenticata da tutti i governi che ci hanno preceduto, quello cosiddetto tecnico di oggi. Noi non salviamo nessuno. Noi siamo fuori da ogni logica di partito, però non siamo fuori dalla logica della politica scolastica. Di politica se ne fa tanta, ma di politica scolastica zero. La scuola assolutamente, che è prioritaria nella formazione, nell'educazione dei giovani, è fondamentale nei principi costituzionali, è dimenticata. Allora noi dobbiamo partire prima di tutto dalla Costituzione e poi dalla realtà. Il concorso, a noi sta benissimo il concorso. Il concorso se seleziona, se guarda la qualità, ma perché dobbiamo dire di no? Però non siamo in una logica né di democrazia, perché non è aperta a tutti, né è possibile accettare la logica dei quiz, anzi dei quizzoni, pure sbagliati. Sappiamo quello che è successo con i TFA. A noi non sta bene che l'università prenda in mano le redini di una realtà che non appartiene all'università. Alta cultura. E noi chi siamo?
Noi siamo gli addetti ai lavori, noi siamo quelli che possiamo dire le cose come veramente stanno. Al tavolo delle trattative purtroppo non ci sta gente che conosce la scuola, sta solo per denigrare. Allora, noi non sta bene il quizzone, ma non è che non sta bene il concorso. Vediamo che cosa possiamo fare, speriamo di avere voce e di farci ascoltare. E d'altra parte non possiamo dimenticare il precariato. Un concorso ne azzera un altro, bene, sono 13 anni che non si fanno concorsi, però sono anche tanti anni che tanti precari hanno pagato, e non soltanto in termini economici, in termini morali, uno spread. Noi parliamo solo di spread, ma qua c'è uno spread morale, per cui si vedono dimenticati e messi da parte. Daniela Basile, le storiche ragioni del precariato sannita. Allora, innanzitutto io vorrei aprire anche un altro capitolo, quello del personale ATA. Non so se sapete che le immissioni in ruolo quest'anno del personale ATA non partiranno, non avverranno entro il 31 agosto. Tra l'altro ci sono stati ulteriori tagli e, se tutto va bene, forse saranno immessi solamente 10 collaboratori scolastici e saranno dati pochi posti per immissioni in ruolo. Quindi la nostra solidarietà a questi colleghi del mondo della scuola, che purtroppo quest'anno saranno dimezzati ulteriormente, quindi a ulteriore personale in mezzo a una strada. Detto questo, i concorsi ci sono stati, non è vero che non ci sono stati dal 99. Erano consigli, i concorsi non erano idonei alle normative europee, furono bloccati e furono inseriti i famosi corsi SIS, cioè una legge che stabilisce che al termine del biennio di questo corso universitario si consegue un esame di Stato che consiste in una prova scritta e orale che ha valore concorsuale. Quindi questi SIS sono stati fatti, che costano tra l'altro un occhio della testa. Per potersi preparare oggi e diventare docente bisogna in media calcolare all'incirca 20 anni di precariato e mettere alla tasca all'incirca 20.000 euro ci costa la carriera del docente fino al 2009. Proprio questo bandire corsi ogni anno senza tener presente della reale disponibilità dei posti all'interno della scuola si è creato un bacino e un calderone di 250.000 precari. Ma giustamente le università avevano bisogno di soldi, bisognava assumere personale all'interno delle università in forma diretta, senza bandi di concorso, per fare dei piaceri politici e ai soliti nipoti e figli di professori universitari. Questi corsi universitari sono costati all'incirca 1 miliardo di euro ai precari della scuola, quindi 1 miliardo di euro nelle tasche delle università. Noi ci opponiamo, stiamo preparando una diffida entro il 10 settembre da presentare al MIUR, il 4 saremo a Roma a fare una protesta durante l'incontro con i sindacati, perché devono anche i sindacati esprimere un loro parere in merito. Siamo dell'opinione che non possa essere fatto un concorso per chi è già abilitato ai laureati del 2000, che tra l'altro un laureato del 2000 non è un neolaureato, un neolaureato è un laureato del 2012. E non è possibile prendere in giro ed esaminare ulteriormente chi è già stato esaminato diverse volte nell'arco della vita. Quindi un personale altamente qualificato, eppure? Eppure si continua a prendere in giro. Ogni ministro decide che va in carica, decide e mette in campo una ricetta che secondo lui è la migliore, però tutto sulla pelle dei precari. Noi siamo stati esaminati, io nel 99, poi sono stato esaminato al corso di abilitante del 2007, poi ho fatto corsi e master di formazione, 18 anni di, chiamiamolo, tirocino attivo in classe tutti gli anni, e questo non basta, è necessario che io faccia un altro concorso per dimostrare non ho capito cosa. Un'altra cosa che ci tengo a precisare è che l'età pensionabile nella scuola è stata allungata a 67 anni, che il turnover è del 20% e che quindi non è vero che la scuola sarà giovane, la scuola sarà ogni anno sempre più vecchia, questo è un dato di fatto.